Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Amministrative, il giorno del silenzio elettorale. Si voterà domani e lunedì a partire dalle 7 in 128 comuni dell'isola. Sono 4 i capoluoghi alle urne: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Carenza di presidenti di seggio nella città etnea. Tragico incidente stradale a Favara, un 13enne muore cadendo dallo scooter sul quale viaggiava come passeggero. Il ragazzino ha sbattuto violentemente la testa, per lui non c'è stato nulla da fare, paese in lutto. Ponte sullo Stretto, geologi ed esperti da tutta Italia riuniti a Messina per discutere tempi e modi di realizzazione del progetto. Alla due giorni ha partecipato anche il ministro Musumeci. Preoccupano i dati dell'ultimo report della Caritas di Catania, sempre più poveri in città, oltre la metà sono maschi e italiani, tra le cause l'aumento della disoccupazione e i continui rincari. Una droga chiamata social, giovani e giovanissimi sempre più dipendenti da smartphone e PC, allarmati gli psicologi che lanciano un appello a genitori e docenti per cogliere eventuali segnali di disagio. Buonasera dal nostro TG. In apertura le amministrative in Sicilia, chiusa la campagna elettorale. Oggi è giornata di silenzio per i candidati e di riflessione per gli elettori. Domani seggi aperti dalle 7 in 128 comuni coinvolti, 4 capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Il punto di Maglio Viola. Sono 128 i comuni siciliani che domani e lunedì sono chiamati al voto per eleggere altrettanti sindaci e rinnovare i consigli comunali e le circoscrizioni. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domani, dalle 7 alle 15 di lunedì. La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei 6 consigli circoscrizionali dei rispettivi presidenti a Catania. In 113 centri fino a 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario, in 15 comuni nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646, le sezioni elettorali che saranno costituite 1.579. Sono 4 i capoluoghi di provincia alle urne, si parte da Catania dove i candidati sindaco ammessi alla competizione sono 7, ma poi c'è Siracusa che nonostante le dimensioni vince la palma del numero dei candidati contando ben 8 aspiranti alla poltrona di primo cittadino. 4 i candidati a Ragusa, così come a Trapani, unica città capoluogo al voto nella Sicilia occidentale. Oltre ai capiluoghi sono 11 dunque i grossi centri alle urne, si tratta di Licata, Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Masca Lucia, Piazza Ermelina, Comiso, Modica, Carlentini. 5 i comuni attualmente commissariati: Catania, Aidone, Trabia, Modica e Priolo. Al voto anche Barrafranca nell'NS che nell'aprile del 2021 è stato sciolto per mafia. Per essere eletto al primo turno in Sicilia, a differenza del resto del paese, l'aspirante sindaco dovrà superare il 40% dei consensi. La tornata elettorale si tiene contemporaneamente alle amministrative nell'altra regione a statuto speciale, la Sardegna, e ai ballottaggi in 41 comuni nel resto del paese dove si è votato il primo turno 2 settimane fa. E la macchina elettorale si è messa in moto da giorni in tutti i comuni chiamati alle urne. A Catania continuano a mancare presidenti e segretario di seggio. Tonino De Mano. Urne aperte alle 7 di domani, ma qualche ora prima saranno costituiti seggi dove continuano a mancare presidenti e segretari, tanto che il comune di Catania ha già precettato una 30ina di dipendenti municipali che saranno impegnati per la tornata elettorale. La legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo maggioritario per quanto riguarda l'elezione del sindaco con la ripartizione dei consiglieri, che avviene in maniera proporzionale. Essendo Catania un comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere il 40% dei voti, allora si procederà al ballottaggio tra i 2 più votati. Scheda azzurra per sindaco e consiglio comunale, rosa per il rinnovo delle circoscrizioni. L'elettore, sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale, può esprimere 1 o 2 preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile ed una maschile. Il voto espresso per una lista si estende anche al candidato sindaco adesso collegato e non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Previsto anche il voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un
candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Sono ore frenetiche al centro di coordinamento elettorale allestito a Palazzo degli Elefanti, dove si registra un via vai di rinunce di presidenti di seggi e segretari. 200 euro il compenso per il presidente, 148 per il segretario. Eppure piovono le rinunce, in molti, a microfoni spenti, non ritengono congruo il compenso a fronte di un'elevata responsabilità. Dicevamo dipendenti comunali precettati e pronti a sopperire alle assenze. Se l'ordine arriva dall'alto è così. Perfetto. Amen. Sì, purtroppo siamo stati precettati come dipendenti comunali per fare i presidenti di seggio a queste elezioni e quindi serviamo la città in questo momento. Probabilmente ci sono più ragioni, c'è una disaffezione per l'impegno, per la politica da parte dei cittadini, molte responsabilità e il compenso è abbastanza contenuto. Insomma, insieme ai fattori spinge le persone a rinunciare. In passato in effetti non c'era necessità di precettare noi dipendenti. Per chi avesse smarrito il certificato elettorale potrà presentarsi al centro anagrafe di Corso Indipendenza di Via La Marmora oppure nelle sedi delle 6 circoscrizioni. E passiamo alla cronaca. Il cadavere di un cittadino romeno di 44 anni morto per cause naturali è stato trovato nel cortile dell'ex scuola elementare Bosco a Marsala. L'edificio è stato più volte segnalato dai cittadini della zona come rifugio per senza tetto e tossicodipendenti. A stabilire le cause del decesso è stato il medico legale incaricato dalla procura di Marsala di svolgere gli accertamenti. La salma è stata invece trasferita nella camera mortuaria del cimitero. E continuiamo con la cronaca. Favara in lutto per la morte di un ragazzino di 13 anni che viaggiava come passeggero su uno scooter in un tratto in discesa. Lo schianto, forse per il cattivo funzionamento dei freni. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Davide Sardo. Una discesa ripida, l'asfalto reso viscido dalla pioggia e lo scooter Piaggio Scarabeo con a bordo due ragazzini che si schiantano contro questo muretto di una palazzina in via Portella nella zona alta di Favara, nell'Agrigentino. Il passeggero Antonio Mendolia, 13 anni, sbatte violentemente la testa contro questo tubo pluviale marrone spaccandolo. Nonostante indossasse il casco, il giovanissimo muore sul colpo. Lievi ferite per il conducente di 14 anni, medicato sul posto dai sanitari del 118. Ennesima tragedia dunque a Favara, ancora una giovane vita spezzata e una famiglia distrutta dal dolore. All'incidente stradale nella cosiddetta zona Montagné hanno assistito alcuni dipendenti e clienti di un'autofficina, i quali avrebbero sentito le urla di aiuto e le frasi sul cattivo funzionamento dei freni del ciclomotore da parte dei due giovani pochi istanti prima dell'impatto con il muretto. Sono stati i meccanici a prestare i primi soccorsi e a chiamare subito il 118. Sul posto anche un'infermiera che vive nella zona, che ha tentato di rianimare il giovane, ma è stato tutto inutile. Il tredicenne era già morto. Poi l'arrivo delle ambulanze, dei vigili urbani e dei carabinieri per i rilievi di rito. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare l'esatta dinamica del drammatico incidente. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che si è recato sul luogo della tragedia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Intanto l'intera comunità di Favara è sotto shock per i continui tragici avvenimenti sconvolgenti. Appena 2 mesi fa la morte improvvisa di Davide Licata, anche lui 13 anni, morto in una palestra al termine di un allenamento di basket. Poco più di una settimana fa invece un altro tredicenne, Gabriele Terranova, è stato investito da un'auto in corsa in via Ruggero. La prognosi ancora oggi è riservata. I carabinieri di Caltagirone hanno denunciato 6 persone per rissa aggravata, violenza e minaccia pubblico ufficiale, procedendo alla sospensione per 7 giorni della licenza di un'attività commerciale ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica, non solo perché teatro dello scontro violento, ma anche perché abituale ritrovo di soggetti pregiudicati. I fatti si sono verificati durante le festività dei santi patroni di Gran Michele. E torniamo a parlare del ponte sullo stretto. Dopo l'approvazione del decreto ponte, adesso si discute sulla realizzazione dell'opera. A Messina si è tenuta 1 a 2 giorni organizzata dall'Istituto Nazionale di Geologia con la partecipazione di tecnici ed esperti e del ministro Musumeci, Francesco Triò.
Una dicotomia ormai superata dai fatti, perché il ponte sullo stretto che ha diviso in pro e contro adesso magari continuerà a farlo, ma più sulle modalità per realizzarlo. Il decreto ponte approvato dal Parlamento ha dato il via libera alla realizzazione dell'opera adesso a Messina, ma non solo. Si discute sul come e sul quando. Così una due giorni organizzata dall'Istituto Nazionale di Geologia tra Reggio Calabria e Messina ha messo a confronto tecnici ed esperti, ponendo l'accento su una serie di interrogativi legati alle criticità e alla sicurezza. Ma l'indicazione è chiara e arriva dal governo. Il ponte sullo stretto è una infrastruttura che deve essere realizzata. Poi voi deciderete come realizzarla. Non chiedetelo a noi politici. E non diteci neppure che non si può realizzare, perché altrimenti abbiamo perso la partita prima ancora di cominciare a giocare. Sulla stabilità del ponte è intervenuto il presidente nazionale dell'INGV, Carlo Doglioni, che ha ricordato come lo stretto di Messina abbia correnti sottomarini molto forti che con altri fattori hanno portato a pensare alla campata unica, ma ha evidenziato anche come il progetto del 2012 debba essere rivisto in funzione dell'energia che la zona sta accumulando, prevedendo terremoti del settimo grado, stesso pensiero dei geologi italiani. Sicuramente sì, con i dovuti accorgimenti. È ovvio che un progetto datato 2012 debba essere aggiornato secondo la nuova normativa sismica, secondo i nuovi dati che ci sono sia sulla geologia strutturale, sulla esatta localizzazione delle faglie, sulle faglie che hanno generato poi il terremoto del 1908, ma anche sulla valutazione delle accelerazioni sismiche che devono naturalmente essere quelle massime ipotizzabili. Il dibattito è anche sulle opere compensative, o meglio le infrastrutture che dovranno essere a supporto del ponte al di là dei pilastri che saranno posti a Torre Faro. Occorrerà infatti rimodulare tutta l'urbanizzazione della città. Obiezioni invece alla realizzazione del ponte arrivano da un dossier preparato da un pool di esperti per conto delle ONG ambientaliste Kyoto Club, LIPU e WWF. Secondo lo studio, il ponte sullo stretto di Messina è inutile e dispendioso dal punto di vista economico, rischioso dal punto di vista tecnologico, dannoso dal punto di vista ambientale. E la legge sul ponte potrebbe essere anticostituzionale. E cambiamo argomento, la Caritas di Catania registra un aumento esponenziale delle richieste di aiuto, cresce la povertà in città, tra le cause la disoccupazione e i rincari. Il lavoro per dare dignità, investite sulla formazione, l'appello di Don Galvagno a chi amministrerà la città, Lorena Dolci. In maggioranza è uomo italiano di età compresa tra i 34 e i 54 anni e con problemi abitativi. È questo il profilo tipo dell'utente che si rivolge alla Caritas di Catania per chiedere aiuto. Il report dell'Osservatorio delle Povertà registra un'impennata di richieste, 10.000 in più dello scorso anno, per un totale di oltre 300.000 interventi. Sono persone vulnerabili che passano quotidianamente dall'help center della stazione centrale per consumare un pasto, cambiare gli abiti, ma anche fare una doccia calda. Registriamo un aumento molto forte della nuova povertà. I 10.000 interventi circa del 2022 stanno testimoniando un bisogno di povertà invisibile soprattutto, perché è vero che cerchiamo di intercettare le povertà con attività di base, ma è soprattutto la povertà interiore, la criminalità che entra in queste famiglie. Alla mensa dell'Help Center lavorano ogni giorno, festivi inclusi, oltre 300 volontari che preparano e distribuiscono pasti caldi. Cresciuti anche gli aiuti del centro di ascolto, passati da 2.465 a quasi 4.000. Dall'igiene della persona, supporti economici, dalla distribuzione di vestiari e coperte, all'orientamento presso le strutture di accoglienza. Gli altri servizi comprendono il microcredito, la consulenza legale, la rete di accoglienza sanitaria, il gruppo appartamento, ma ci sono anche forme di supporto più complesse, come l'accoglienza per le donne vittime di violenza con minori. Un'azione quotidiana che i volontari e gli operatori compiono nel solco tracciato dall'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che al prossimo sindaco chiede di mettere in atto politiche per sconfiggere le povertà del nostro territorio, che hanno, dice, varie sfaccettature. Uno degli aspetti lo chiarisce il direttore della Caritas, che lancia un appello a chi sarà chiamato ad amministrare la città. Investite di più sulla formazione e per il lavoro, per dare dignità soprattutto ai giovani, a ogni uomo e ogni donna che vive in questo mondo e soprattutto nella nostra città. Investite di più.
Sempre più ore sul web e sui social. Per almeno 700.000 adolescenti si tratta di una vera dipendenza. A lanciare l'allarme sono psicologi e psichiatri che invitano genitori e insegnanti a cogliere eventuali segnali di disagio. Emanuela Corsi. Drogati di Instagram e TikTok, chiusi in casa davanti a PC o con lo smartphone in mano, impegnati per interi pomeriggi davanti a videogiochi. È l'allarmante ritratto fatto dagli psichiatri di un esercito di almeno 700.000 adolescenti italiani che soffrono di dipendenza da web, social media e videogame. In base a uno studio promosso dal Dipartimento per le politiche antidroga e dal Centro Nazionale Dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità, sarebbero circa 100.000 gli adolescenti che fanno un uso compulsivo dei social, quasi altrettanto. Tanti si chiudono per mesi in camera passando ore sul web, dando vita al fenomeno descritto dal termine giapponese ikikomori, mentre altri 500.000 sono a rischio di dipendenza da videogiochi. Un problema che sarebbe cresciuto drasticamente durante la pandemia. I ragazzi, passando molte ore a giocare con i videogiochi o comunque attraverso la tecnologia, gli smartphone, il computer, fondamentalmente perdono un po' il contatto con la realtà e la competenza del sociale, quindi tendono a sostituire le relazioni vere e reali con delle relazioni fondamentalmente virtuali. Questa esposizione eccessiva ai dispositivi nei giovanissimi causa gravi problemi, tra i quali l'aumento dei disturbi del sonno per 1 su 3. Oppure anche di sovrappeso, proprio perché la loro vita diventa molto sedentaria, non scende il più delle volte anche il rendimento scolastico perché i ragazzi appunto dedicano poche ore allo studio. L'appello dei medici, ai genitori e agli insegnanti è quindi quello di osservare i ragazzi a casa e in classe per cogliere eventuali segnali di disagio. Cioè, se un ragazzo amante dello sport, del calcio, della pallavolo e comincia a non andare agli allenamenti, quando il ragazzo comincia ad avere problemi ad alzarsi la mattina perché ha passato buona parte della nottata giocando ai videogiochi, quando comincia ad allentare le sue reti di relazioni sociali normali, lì bisognerebbe che cominciasse a scattare un campanellino d'allarme. Secondo gli psicologi, quello che può fare un genitore è stabilire delle regole per limitare il tempo trascorso dai giovani con cellulari e computer. Una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati, siamo al calcio, a Palermo parla e si sbilancia l'amministratore delegato del club rosanero Giovanni Gardini che fissa l'obiettivo Serie A in tempi brevi. Marco Gullà. Una stagione positiva, ma adesso dobbiamo alzare la qualità. È il trailer dell'intervista con cui l'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha fatto scorrere i titoli di coda sulla stagione appena conclusa. Rammarico per i play-off non centrati, ma la testa è già al prossimo campionato. Vincere è un obiettivo che abbiamo, però dobbiamo star bene attenti a non vincere per casualità. La casualità non produce nessun tipo di beneficio se non il piacere momentaneo. Noi invece dobbiamo creare le solide basi per avere un club importante nella massima serie. Il tempo è quello che ci vorrà e che si renderà necessario, però è chiaro che il percorso è segnato ed è fatto da comportamenti che devono essere giorno per giorno messi assieme uno all'altro per poter arrivare il prima possibile dove ci siamo prefissati. Eugenio Corini confermato, Brunori prolungherà il contratto e poi il mercato dovrà mettere le ali ad una squadra che secondo Gardini deve iniziare a puntare in alto, ma sempre con prudenza. Noi riteniamo che con metodo, con programmazione, con serietà, con competenza, con queste cose a Palermo si possono ottenere risultati quasi inimmaginabili, perché il tifoso è giusto che debba sognare. Noi siamo dispiaciuti alla fine per non essere riusciti a dare loro la soddisfazione di portare la squadra ai play-off, però dobbiamo ricordarci ed essere onesti da dove siamo partiti e quello che abbiamo ottenuto in una stagione. Programmazione e metodo, le due parole più volte pronunciate da Gardini nel corso dell'intervista, un percorso quindi ancora all'inizio. Intanto Rosanero in vacanza, adesso palla alla società. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.